Una volta che conoscerai i trucchi di marketing che supermercati e aziende utilizzano per farti spendere di più, non ti farai più fregare. Mi chiamo Fabio Marchione. Fino a 3 anni fa non arrivavo alla fine del mese e mi sono ritrovato con 20.000 euro di debiti. Poi ho imparato a gestire il mio denaro e ho raccimolato 10.000 euro di risparmi in soli 2 anni. Molti di noi fanno acquisti compulsivi, molti di noi acquistano delle cose che non si possono permettere. Molti di noi, è vero, non sanno gestire il denaro, ma c'è da dire una cosa. Gli strumenti di marketing che le aziende utilizzano sono letali. Partiamo dal supermercato. La prima cosa che utilizzano i supermercati per farci spendere di più è quello di fare i carrelli sempre più grandi. Visivamente, quando vediamo che un carrello non è pieno, siamo portati a riempirlo, a comprare di più. Molto spesso prendiamo delle cose che non ci servono perché vediamo che il carrello è vuoto. Ti sei mai chiesto perché l'acqua è sempre alla fine del supermercato? Perché se fosse all'inizio, le persone acquisterebbero l'acqua e occuperebbero subito molto spazio all'interno del carrello, il che significherebbe non avere molto spazio per riempirlo. Vogliamo parlare delle immagini del prodotto nella confezione? Quante volte la merendina corrisponde poi effettivamente alla merendina che c'è veramente nella confezione? Quando la mangi davvero c'è pezzettino di cioccolato e ci rimani male. E ti sei mai chiesto invece perché tutti i dolci e le caramelle sono posizionati in basso nello scaffale del supermercato? Perché quella è esattamente l'altezza dei bambini. Questa cosa non è fatta a caso. Allo stesso modo, sugli scaffali del supermercato, all'altezza degli occhi, abbiamo sempre i prodotti che costano di più, i prodotti che il supermercato ti vuole vendere. Pensa che ci sono addirittura delle aziende che pagano per avere i loro prodotti all'altezza degli occhi nei supermercati. Ad esempio, la tecnica del prezzo barrato e ribassato, questa è una tecnica di marketing. Molto spesso il prezzo barrato non esiste, cioè il reale prezzo a cui le aziende vogliono venderti il prodotto è il prezzo che tu vedi in chiaro. Quel prezzo barrato è semplicemente per farti percepire che stai acquistando un prodotto scontato, quando in realtà non è così. Gratis! Chi di noi non vuole qualcosa senza pagare? La parola gratis è pum pum pum, un campanello d'allarme, qualcosa che attira l'attenzione di tutti quanti. Abbonati, ci sono 7 giorni gratuiti. 2 confezioni le paghi, 1 è gratis. Questa parola magica è qualcosa che funziona sempre con le persone. Un'altra tecnica potentissima di marketing è la scarsità. Scarsità e urgenza. La scarsità è quando ci sono posti limitati. Questa offerta scade domenica. Tutto questo serve per darti un'urgenza, pressarti ad acquistare quel prodotto per magari non perdere quel super sconto immaginario che ti stanno facendo in quel momento. Ecco perché con il Black Friday, Cyber Monday, tutte le persone corrono ad acquistare quei prodotti, perché dura soltanto un giorno. E perché dura soltanto un giorno? Perché io ti devo mettere fretta. Altri 5 utenti stanno guardando questa offerta. A quanti di voi è capitato di essere su un sito per prenotare un viaggio, un soggiorno, e appare il pop-up che ti dice, magari su una stanza scontatissima, ci sono 2 posti disponibili e ci sono 6 persone che stanno guardando quell'offerta? Ma guarda te che caso!
ma porca miseria, ma proprio in questo momento, eh? Ecco che lì vogliono metterti urgenza, perché vanno a fare leva sulla paura. Paura di perdere quell'offerta, paura di perdere dei soldi, paura di dover pagare molto di più un prodotto che in quel preciso istante magari è scontato del 30%. Upsell. Che cosa significa? Cerco di venderti qualcosa in più di quello che tu vuoi inizialmente. Ordini un caffè? Vuole anche la bottiglia d'acqua? Vuole anche la brioche? Guardi che è scontata. Vuole anche la spremuta d'arancia? Oggi è a 20 centesimi invece che 20 euro. Questo si chiama upsell, cioè cerco di venderti qualcosa in più di quello che tu vuoi. E poi ragazzi, i famosi saldi. L'altro giorno io avevo bisogno di un paio di scarpe, entro nel negozio perché ho visto un cartellone enorme in alto con scritto 50% saldi. Entro nel negozio, guardo bene negli scaffali perché ovviamente conosco questi trucchi, guardo tutti gli scaffali, beh ragazzi, io ho girato quasi tutto il negozio e non c'era neanche un prodotto con il 50% di sconto. Ma il mio obiettivo è quello di farti entrare nel negozio, perché poi molto probabilmente qualcosa lo acquisti. Tutte queste tecniche, i saldi, gli sconti, compresi quelli dei supermercati, servono per farti venire nel mio negozio. Soprattutto i supermercati, è una guerra, costantemente ci sono offerte, sconti e quant'altro. Perché? Perché io ti attiro nel mio supermercato, magari con uno o due prodotti scontati, ma poi tu vai a fare tutta la spesa nel mio supermercato e non vai a farla dal mio concorrente. A soli 9,99 euro. Il prezzo di quel prodotto è 10 euro, ma togliendoti soltanto un centesimo, che allora non cambia praticamente nulla, tu hai la percezione di pagare quel prodotto 9 euro, non 10 euro. Lascia stare che poi lo sai che è 99, ma la percezione che hai a livello inconscio, tu pensi di spendere meno, pensi di spendere 9 euro anziché 10. Andiamo poi sul discorso rate. Molti di noi, io compreso, ci siamo cascati, lo abbiamo fatto, alcuni ci sono dentro con tutte le scarpe, ma non è tutta colpa nostra, perché ora puoi fare le rate con una facilità assurda. Persino su Amazon con 4 click puoi fare il pagamento in 3 rate. Paghi tra 6 mesi, paghi tra 36 mesi, paghi tra 15 anni, basta che compri il nostro prodotto. E se ci fate caso, soprattutto nelle pubblicità alla televisione, non ti dicono più il prezzo totale della macchina. Cioè non ti dicono che la macchina costa 30.000 euro, ma soli 230 euro al mese. Questo perché la tua percezione non è di una cifra grande come può essere 30.000 euro, ma di una cifra piccola come 300 euro al mese. Cosa sarà mai 300 euro al mese? Pam! E tu vai a fare il finanziamento. Tasso zero, tutte queste cose. E un'altra cosa è che il finanziamento è stato creato proprio per farti spendere di più. Prova a pensare a un telefonino. Se tu non avessi la possibilità di comprarlo a rate, molto probabilmente spenderesti 200 o 300 euro. Ma visto che lo puoi comprare a rate, chi se ne frega, spendiamone 800, 1000, 1200, 1300, 1500, chi se ne frega, lo pago in 3 anni. Ragazzi, io sono arrivato a pagare un telefonino in 30 mesi. Perché? Perché almeno lo potevo fare, con 30 euro al mese ero spanato di soldi. L'unico modo per acquistare il telefono era pagarlo a rate. Bene, penso di essermi dilungato anche troppo, ma di trucchi di marketing ce ne sono altri 200 e ce ne sono molti che vanno proprio a fare pressione sulla psicologia delle persone. Magari vanno a fare leva sulle emozioni, vanno a fare leva sulla paura, vanno a fare leva sul fatto che tu vuoi mostrarti agli altri in un certo modo. È un universo veramente infinito. Io non sono un esperto, ma avendolo studiato
un pochino, ci tenevo a divulgare questa cosa, perché perlomeno ti fai fregare ma ne sei consapevole. Quindi la prossima volta magari che vai a acquistare, che vedi un'offerta, che vedi una di queste strategie di marketing, sicuramente sarai consapevole di quello che sta succedendo e potrai decidere in modo consapevole di spendere o meno i tuoi soldi. Quindi ragazzi, per questo video abbiamo finito. Io mi auguro veramente di averti dato delle informazioni importanti per gestire meglio il tuo denaro e ti invito a iscriverti al mio canale, perché parlo proprio di questo: risparmio e gestione dei soldi. Perché faccio questo? Perché io ero una frana nel gestire i miei soldi. Poi, per fortuna, sono caduto in disgrazia, ho toccato il fondo, avevo soltanto l'opzione e la possibilità di rialzarmi e quindi ho deciso di imparare a gestire il mio denaro. E ora, attraverso la mia storia, cerco di aiutare più persone possibile. È per questo che ti chiedo di condividere questo video con i tuoi amici, per fare in modo che sempre più persone possano essere a conoscenza di queste cose. Detto questo, io ti saluto e noi ci vediamo in giro.